Yepa ragazzi, bentornati su Giovi HD Spo, io sono Giovi Spo e questo è il video del Toti Prediction per il centrocampo. I miei tre possibili giocatori che usciranno nel Toti, che uscirà, dovrebbe essere il 3 gennaio, 12 gennaio, non mi ricordo di preciso. Comunque, sul sito della UEFA c'è una lista completa, che vi dico. Allora ci sono Toni Kroos, Modric, Di Maria, Robben, Rakitic, Rodriguez, Cook, Xabi Alonso, Royce, Pogba, Touré e Turan. Io di questi giocatori ho scelto tre principalmente. E sono, se il mouse si muove, vaffanculo, muoviti mouse di merda. Perfetto. Il primo è Angel Di Maria. Vi spiego anche il perché. Ha vinto, è arrivato secondo con la sua Argentina al Mondiale. Con il Real Madrid ha vinto la Coppa del Re. È diventato il man of the match della vittoria del Real Madrid in Champions League ed è stato molto decisivo con il suo Real e nella sua Argentina. Appena arrivato a Manchester United ha subito segnato, quindi lui dovrebbe ricevere per me una versione Totti. Il prossimo giocatore che potrebbe uscire nel Totti, questa è una mia, sembra una mia predizione, una mia prediction, si tratta di James Rodriguez, giovane talentuoso colombiano. Prima militava nella Liga, nello specifico nel Monaco. Questo giocatore ha vinto il secondo posto alla Liga, è stato l'assist man della Liga ed ha vinto la Scarpa d'Oro al Mondiale. Quindi è stato un ottimo giocatore al Mondiale, un ottimo nella Liga e ora è passato a Real Madrid e già sta iniziando a fare tante cose. Quindi per me lui riceverà un Toti. L'ultimo giocatore invece è l'immancabile, ragazzi, l'immancabile, l'alieno, Robben, cazzo, fortissimo Robben, ha vinto con il suo Bayern, ha vinto il campionato tedesco, la Coppa di Germania, questo ha segnato veramente tanti gol, quindi è un ottimo giocatore, naturalmente anche uno dei più votati sul sito della UEFA, e dunque per me riceverà sicuramente una versione Totti, poi vabbè, principalmente perché è anche il mio giocatore preferito, quindi c'è un motivo in più per inserirlo. Quindi questi sono i miei tre centrocampisti. Si potrebbe anche inserire Modric e Kroos, però diciamo per me questi sono i tre Totti che usciranno a gennaio. Quindi ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questi centrocampisti, quali sono i vostri centrocampisti che usciranno nel Totti, e dunque ragazzi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti.